Sanità e ricostruzione, i temi al centro dell'ultima seduta del Consiglio regionale del 6 agosto, prima dello stop per le ferie estive. I Dem chiedono spiegazioni in merito al blocco del CUP regionale all'assessore Filippo Saltamartini, che parla di malfunzionamenti legati al server su cui si sta lavorando, mentre Maurizio Mangialardi, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, torna sul caos all'ospedale regionale di Torrette con il personale in affanno e malati costretti a fare chilometri per ricevere le cure. Avevano la bacchetta magica per risolvere i problemi, io ho sempre sostenuto che invece il tema era molto complicato e c'era bisogno di riorganizzare, ma in una direzione esattamente opposta a quella dove siamo andati e dove purtroppo stiamo sbattendo. Risorse per i medici, riorganizzazione del pronto soccorso e dotazione di personale, per esempio per il 118 che anche qui sta denunciando una crisi molto molto pericolosa per il sistema dell'emergenza urgenza. Bisogna mettersi al tavolo tutti insieme e non mostrare i muscoli perché questi hanno invece marcato il loro limite. I Dem rincarano la dose sui numeri della ricostruzione post-sisma. Scandalosi, dice il consigliere Romano Carancini. Un rapporto pubblicato dal commissario Guido Castelli che non convince il Partito Democratico. I finanziamenti, il numero dei finanziamenti attribuiti, 2.521 per i 17 mesi, che vuol dire praticamente 4,94 pratiche al giorno, e in realtà 1.014 di fondi erogati, che vuol dire una media di 83 milioni ogni mese. I dati di Legnini precedenti erano nettamente superiori, in particolare oltre 5 pratiche al giorno evase e quindi con contributi rilasciati nel 2022, addirittura 7,4 nel 21, e rispetto alle somme erogate nel 2022, a differenza di 83 milioni, Legnini ha erogato di media 87 milioni, nel 21 addirittura 121 milioni. Chiedo scusa per i dati, ma questi sono i numeri che raccontano in realtà di un rallentamento.